No ai box, no al cemento, nessuna condanna a morte per gli alberi di Piazza Alario. Il giorno dopo la manifestazione del Comitato dei Residenti che non condividono la volontà di realizzare un parcheggio interrato multilivello, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli rilancia la sua volontà di discutere dell'utilità del progetto con i residenti, annunciando di convocare un nuovo tavolo di confronto per ascoltare le ragioni di chi si oppone alla realizzazione dei box e al rifacimento della piazza, ma anche di chi è favorevole. Che sono assolutamente disponibile ad accogliere indicazioni e suggerimenti e obiezioni. Per la verità, su richiesta di questo comitato del no parcheggi, per Piazza Alario, non mi ricordo come si chiama, scusa, ho già ricevuto i rappresentanti in sede comunale, nella giunta, nella sala giunta, insieme ai tecnici comunali. Dopodiché mi sono detto disponibile a fare un ragionamento con un tavolo rappresentativo di chi è a favore e di chi è contro, nel quale farà premio il momento sicuramente relativo agli aspetti della sicurezza e anche a quelli paesaggistici. La cosa, io parto come voi sapete da un presupposto di buona fede, credo e spero di essere in buona fede, io ne sono certo. Credo e spero nella buona fede degli altri. Ho avuto, da quando leggo sulla stampa, risposte di diniego. Oppure noi partecipiamo, premesso che però non se ne fa niente. Vabbè, insomma, allora a questo punto è meglio andare al bar a prendere un caffè. Detto questo, al di là delle battute, noi siamo e permaniamo nel convincimento che è utile che si discuta, è utile che si dibatta. È utile che non si facciano tavoli eterni, è utile che dopo un dibattito e dopo gli approfondimenti si assumano delle decisioni. Io resto su questa linea, sono in buona fede e mi auguro che gli altri lo siano altrettanto. Ecco, questo è quanto credo che debba valere nella pubblica amministrazione, ma soprattutto, starei per dire, prevalentemente anche nei rapporti umani e civili. Siamo a disposizione, accoglieremo le istanze, promuoverò io addirittura un incontro al quale inviterò quelli che sono a favore e quelli che sono contro. Noi avremo un ruolo di terzietà, approfondiremo, perché a noi sta a cuore più degli altri che non ci siano problemi relativi a nessuna opera, segnatamente a questa. Quindi dal punto di vista paesaggistico siamo i più decisi difensori delle prerogative ambientali e urbanistiche della città, quindi credo che ci siano tutti i termini per portare a casa un buon lavoro, naturalmente se non ci sono pregiudizi.